Buongiorno a tutti. Oggi siamo nella città di San Francesco, ad Assisi. Sulla piazza del comune si trovano il Palazzo dei Priori, il 200° Palazzo del Capitano del Popolo con la Torre Civica e il cosiddetto Tempio di Minerva, l'edificio romano più conservato dall'intera regione, realizzato tra il 40 e il 30 avanti Cristo. Questa città ha una storia millenaria con importanti testimonianze romane, medievali e rinascimentali. È situata nella parte centro-orientale dell'Umbria e adagiata sulle pendici del Monte Subasio. La città ha dato i natali a San Francesco e Santa Chiara. Si è imposta all'attenzione mondiale come centro universale del messaggio francescano di pace e fratellanza. Costruita con la tipica pietra rosata del Subasio, Assisi vive e fa vivere a tutti i visitatori l'atmosfera di profonda spiritualità dei luoghi che la storia e la fede dei suoi santi rendono unici nel mondo. Questa città, con il suo centro storico, la Basilica di San Francesco e gli altri siti francescani sono stati dichiarati nel 2000 Patrimonio Mondiale dell'Umanità dall'UNESCO. Tra i numerosi monumenti che rendono Assisi una delle mete turistiche artisticamente più ricche spiccano la Basilica di San Francesco e i capolavori di alcuni tra i maggiori artisti di tutti i tempi, quale Cimabue, Giotto, Pietro Lorenzetti, Simone Martini, la Basilica di Santa Chiara e la Romanica Cattedrale di San Rufino. Nelle immediate vicinanze sono visitabili luoghi legati alla vita di San Francesco, come l'eremo delle carceri, immerso in un fitto bosco sulle pendici del Subasio, il convento di San Damiano e l'imponente basilica di Santa Maria degli Angeli, costruita tra il 1569 e il 1679 per proteggere la Porziuncola, la piccola chiesa che accolse la prima comunità dei francescani, e la cappella del Transito, dove San Francesco morì il 4 ottobre 1226. Siamo al Bosco di San Francesco, bene del Fai. È una porzione intatta di paesaggio umbro, luogo di armonia e silenzio ai piedi della grandiosa Basilica di San Francesco in Assisi. Esteso su 64 ettari, è attraversato da circa 5 km di sentieri ben segnalati che permettono una suggestiva visita alla valle del torrente Tescio. Ravioli di fossa al tartufo. Allora, questa è una grigliata mista, spiedino, salsiccia, spuntatura e abbacchio. Ehi, pollo alla cacciatura. Ecco, io so.
Thank you.